Ciao, allora, oggi parliamo di friendzone. Che cos'è la friendzone? Troviamo una linea comune per definirla. Poi abbiamo due nuove rubriche bellissime, Space Valley Risolve e Vi Guardo Da Qui. Poi un argomento opzionale. Bravi, bravi. Oh, sei stato ottimo. Bravissimo. Bravo, grazie. Cioè, sei stato Ti amo. Grazie. Possiamo stare insieme? Ma stai già cercando il ponte? Ti vedo un po' più. No, che abbiamo una bella amicizia noi. È vero anche questo. Quindi, forse. Il ragazzo qua, eravamo alle poste. E mi ha lasciato in macchina. Sei andato in posto? Sì. Sì. No, ma dovevo prelevare. Mi ha lasciato in macchina con i finestrini chiusi. No, un caldo atroce. Neanche una fessura. No, allora, stavo cuocendo. Ma cos'è un cane? Sai no, che ti posso denunciare? Ma no, neanche no, i cani non vanno lasciati in macchina. Io gli ho lasciato la fessura aperta e anche le chiavi dicendo: oh, mi raccomando, se hai caldo accendi, sfiata un po'. C'erano dei ragni appesi ai finestrini. È vero. Ma era sul seggiolone lui? Presente quando si slacciano e si vogliono staccare dal seggiolone. Lui faceva uguale. Posso dire una cosa? Io ho escogitato una vendetta. Non conoscevo questa esperienza che avete avuto. No, non puoi romperti all'inizio della live. Si è buggato. Allora chiedo scusa a casa, ci si è buggato Cesare. Perché io stavo per dire avevate avuto, però non ce l'ho fatta. Quindi capito, no? Sì, no, l'ho capito. Come è successo? No, volevo dire che ho già escogitato la vendetta per Nelson, no? E sul tuo microfono, precisamente sulla base, c'è la vendetta. Oddio! Scusa. No. Ma che c'è? L'hai fatto tu? Perché? Perché per chi non vedesse a casa c'è una cimice. Un emittero. Minuscola, però. Io ho delle cimici. Tu reagisci in una maniera pazzesca le cimici, t'ho visto. Allora, no, io ho imparato a combattere le cimici, perché io in casa mia ne ho un botto. Ok. Sì, abito in campagna. E ti hai spiegato qualcosa mega interessante, che nascono all'interno delle abitazioni. Forse è una grandissima cagata. Però io te l'ho vissuta molto bene. Lanciamo la falsa informazione. Ma qui... Prontissimo, Pingu dalla regia. Bravo. Cioè, non allora, ho capito. Io ho questo. Cioè, non mi ricordo se ho letto questa cosa o se me la sono inventata. Però mi ricordo questa cosa. Okay. Che le cimici sono molto presenti nelle case. Sì. Perché entrano d'estate, quando è tutto quanto aperto, e lasciano le uova di cimici. Che si schiudono d'inverno, e quindi d'inverno è pieno di cimici in casa per questo motivo. Perché per quello nascono e entrano d'estate. Non so. Ma non ho mai visto inverno le cimici. Beh, sì, verso autunno arrivano. Proprio perché in estate, quando è tutto aperto, entrano e lasciano le uova per l'autunno in bagno. Ma tu le osservate? Non lo so, infatti secondo me ci vorrebbe uno studio approfondito, sì, e no, perciò lo lascerei da parte. Abbiamo una lucina. Hanno trovato qualcosa. Forse. Potrebbero aver trovato qualcosa. Dove nascono le cimici? Ah, la riproduzione. Ah, prego. Bello. Io non vedo. Come si ingroppano le cimici, Nick? Vuoi leggere tu? Le cimici in estate depongono uova opercolate che si schiuderanno facendo sgusciare delle neane. Oh, so cosa significa. Piccolissime copie degli adulti, prive di ali. C'avevi ragione. Sì. Beh, più o meno, e di muta in muta, bla bla bla, soggetti adulti. C'è scritto nelle case, Nick, in generale depongono. Ah, ecco, gli adulti che si formano dalle uova all'approssimarsi dell'autunno mutano aspetto, diventando dal verde chiaro e brillante a bruno, grigio marrone. Questo non è a dimostrazione. Con i primi freddi, le aspetta, Nicolas, guarda davanti a te, il povero Cesare si sta stirando la pelle. So cosa significa opercolate. Ok. Me l'ha chiesto all'esame di zoologia. Okay. Significa che la parte, la porzione sopra, ok, ha un opercolo, quindi un coperchio. Sì, ma tu non mi ascolti quando sto parlo. Sto guardando la cimice. No, tu guarda, ma perché devi guardare la cimice? Guarda, voglio vedere se sono percolate. Ma non è opercolata la cimice, è opercolato l'uovo. Oggi ti vedo un po' on fire. Ti vedo un po'. Non perculate, opercolate. Comunque ci dobbiamo sbrigare, perché io e Cesare dovremmo andare a giocare a Battlefield 5. Ok, però io vorrei sapere come finisce questa storia. No, le uova sono opercolate. Okay. Hanno tipo una botola sopra che si apre. Bello. Ah, bello. Figo. Non la cimice. Sarebbe bello, comodo anche in quelle di gallina, secondo me. Comunque, abbiamo da introdurre una. Perché mi indichi? Perché tu vuoi? No, perché sei il ponte. Ma non faccio un ponte qua. Ah, ok. Alla fine di questa live faremo una. Lanceremo una rubrica molto carina che si chiama Vi Guardo Da Qui. È praticamente una rubrica dove serve il vostro aiuto. Dovete mandarci una foto dal posto in cui ci state guardando in questo momento. Può essere la montagna, casa vostra, il cesso, bravi, la macchina se siete fermi,
l'autobus dal monopattino, che altri posti vi ci guardino dal monopattino, le cuovi, cioè, tipo sei dal dentista, se siete qui sotto in fila, mentre sei in fila a fare la spesa, alle poste bellissimo, ma secondo me non te lo fanno tenere, non te la fanno tenere all'aria, perché no? Devi essere in cuffiette. Ce la dovete mandare su Twitter usando l'hashtag vi guardo da qui. Andate su Twitter, usate l'hashtag, caricate la foto e noi le guarderemo alla fine della live commentandole. A proposito di merda, abbiamo la prima rubrica di oggi, il patto del giorno. No, che merda. Merda? Ci senti, merda? No, dai. Potrei chiamare una persona merda. Tu la lo chiami Perugia. Perugia. Come Leonardo da Vinci. Esatto. Merda. Comunque è incazzatissimo. Vabbè, comunque, Ricky, ci sei? Non pervenuto. No, scusa, Ricky, dopo ti do un abbraccio. Riccardo, vorremmo il patto del giorno, se ti va. Siete pronti? Vai. Anche se un po' vi odio, però ok. Va bene, ok. Avrai la possibilità di tornare indietro nel tempo e modificare un evento storico del passato, però rimarrai intrappolato in quell'epoca per sempre. Comunque questo patto del giorno... Ma non è che è troppo, nel senso, deve esserci un motivo comunque per finire nel passato qui. Cioè tu devi avere in mente un evento per poter tornare nel passato. Secondo me la questione è: hai questa possibilità, che ne so, torni indietro e elimini il nazismo. Ma come fai? Hai la possibilità di tornare indietro e modificare un evento storico. Secondo me devi fare proprio un evento preciso. Hitler muore a un attentato. Ti sta chiedendo quanto sei disposto a sacrificarti per il mondo. Beh, poi magari magari in un bel periodo, esatto, magari scegli un periodo che ti piace. Però perdi gli amici, perdi tutto. Ma quello non è un problema. Perché non ne hai. Zero problema, guarda. Tantissimo. Rimane lì intrappolato, non so quanto... Intrappolato. Però non c'è scritto se ti ricordi del fatto che tu arrivi da questo momento. Ma non è sempre stato. Se te lo ricordi è fighissimo. Hai anche un botto di vantaggio. Sai già dire a tutti cosa succederà. Posso dire che io non lo farei. Non mi interessa assolutamente nulla. Cioè, nel senso, sarei curioso, però il fatto di non poter tornare a vedere le conseguenze di tutto ciò mi... Hai fatto un bel gesto per l'umanità, ma magari tu convinci l'umanità in quel momento che tu arrivi dal futuro, li stai per salvare da una catastrofe, fai quell'azione, li convinci che quell'azione li ha salvati dalla catastrofe e tu sei l'idolo delle folle per sempre. Se ti posso dire fino alla morte. Se succedesse adesso, ricchissimo, non ti guarderebbe benissimo. Mi sembra di capire che Frank accetterebbe il patto. Non lo so. Ora tu potresti tornare massimo negli anni 70. Beh, anni 70 bomba. Ci starebbe. Cosa cambio, Nick? Dimmi cosa cambio. Non lo so, ma anche. Non so cosa è successo in quegli anni. Una strage, una cosa del genere ci sono anche che sono successe. Io non modificherei roba. Scusami. È una specifica, più grande. Un evento storico del passato non significa per forza una roba negativa. Cioè, io modificherei qualcosa di positivo, anzi, per far andare ancora più male. No. Ma sì. Tipo quando hanno scoperto il fuoco. Niente fuoco per il mondo. Niente ruota. Pensare interruota. Interruota bellissima. No, ma niente fuoco è bellissimo. Magari saremmo ancora scimmie. Sarebbe una figata. Ammazzi Leonardo da Vinci. Strabello. Strabello. Non c'è più la Gioconda. Sarebbe assurdo. La Gioconda è il minore dei mali. Non c'è più la Gioconda. Com'è? Non esistono più i francesi. Ti giuro. Com'è? Assurdo. Ti giuro che era l'unica cosa a cui non avrei pensato la Gioconda. Anche Leonardo da Vinci? Boh, non era la cosa. Non ho detto la conseguenza. Oh mio Dio, non abbiamo più la Gioconda. Tanto. Quindi chi accetterebbe? Io sarebbe fighissimo. Boh, io vorrei tipo tornare alla battaglia delle Termopili. Arrivo a tiro un cartone a Leonida fortissimo. Poi mi scula immediatamente. Ma cosa modifichi del passato? Ma magari che so, tipo. Modifichi il fatto che c'ho un occhio nero. No, metti sta roba qui, no? Lui sta. Sta per mandare la carica degli Spartani contro i Persiani. Tu arrivi in quel momento. Persiani. Io arrivo dal nulla. Gli dai una ceffa. Ci do un cartone che lo stordisco. Lui gli sangue al naso. E deve stare lì a non far nulla. Quindi non può guidare l'esercito. Cosa succede?
Cioè, secondo me erano fregati lo stesso. Succede che tu c'han lo stesso. Però sopravvive Leonida, riorganizza l'esercito, cambia l'esercito. Ah, grazie a te che gli hai dato il cartone che mi è rimasto. 2021 ancora i greci sopravvivono. I greci antichi, hai capito? Assurdo. Fichissimo. Bello, bello. Il merito di una ceffa. Sì, però sarebbe fichissimo poter fare, cioè proprio tornare indietro per tirare un ceffone a un personaggio storico. Ha tanti personaggi storici, secondo me. Molto tipo figo. Uno scappellotto. Non mi avrebbe in mente. Non saprei chi lo vorrei. Tu torneresti indietro? Una no, non lo farei. Non torneresti indietro, no. Frank? No, io sì, salverei Giulio Cesare, ammetto. Perché? Molto banalmente. Perché? Sì, esatto. Perché Giulio Cesare, figo, chissà come sarebbe. Ma no, hai sempre detto che la sua fine ti ha sempre ispirato, perché... Non è vero. Ma hai detto... No, quello che rimane. Io farò la sua fine, ma questo è un altro discorso. Vabbè. Cosa significa, aspetta? In che senso? Esatto, l'hai accoltellato. Sì, cioè, è una cosa, certo punto, diciamo tutti i giorni a Frank, adottivo, che Frank un giorno sarà accoltellato alle spalle da un suo amico. Sì, da un presunto amico. Sì. Proprio per il suo modo di essere. Esatto, cioè, tipo io femmino odio in giro e quindi prima o poi... Però a me mi piace che abbia ormai questa consapevolezza, sì, ed è tranquillo. Anche perché è passata alla storia. Vediamo. Comunque Frank aveva chiesto a Eddie di montare delle amache sul retro del set di là. Beh, ci sta. E per stare comodi. Ci sta. E Eddie non ha voluto. E Eddie non ha voluto e si è arrabbiato, giustamente. Ma era quella la cosa che gli chiedeva prima... Sì, cioè lui stava preparando tutta la live, tu gli chiedevi se perché mi era venuto in mente, se no mi dimentico di chiedergli. No, beh, giusto. Cioè, sarebbe figo, ognuno lì nella sua maca, tipo alle 3 di pomeriggio, tutti il sonnellino. Vabbè. E a proposito di sonnellino, Nelson, tu cosa faresti? Cioè, tiriamo le somme di questo fatto. Io, Tink? L'hai detto? Io mi sa che andrei. Cioè, cos'è, te l'avevi scritta qua la risposta? Ma dove vai? Stavo controllando cosa mi avevano scritto. Ma andresti gobbo. Dove? In che momento? Andrei negli anni 60-70, dai. Ma perché non puoi solo tornare cosa? Di io, un evento no, storico. È perché sono le foto in bianco e nero, vero? No, c'erano già le foto a colori. Ma devi cambiare. Devono scattare in analogico. No, analogico, però sì. Ma devi cambiare un evento storico. Oh, ce ne sono di eventi storici. Dine uno. Tipo? No, lo so io. Tiri un ceffone a Kennedy. Boom! E poi? Boom. E poi tipo lui con la testa fa così e quindi non lo beccano. Mentre è sulla macchinina. Sì, bello, sulla bello. Boom. Me la collo. Devi correre forte. La trama di Umbrella Academy. Vero. Faccio Umbrella Academy. Ma questo spoiler gigante, scusa. Adesso sto pensando alla tua morte, sono tristissimo. E io invece tornerei indietro nel tempo a quando ho confessato il mio amore a una mia amica e non è più rimasta mia amica. Questo è un punto. Ma hanno detto eventi storici. Eventi storici. È un evento storico. Torno indietro. Ma quante volte, scusami, ti capita di non magari confessare il tuo amore perché sai che rovineresti qualcosa? Se tu avessi il potere di tornare indietro, lo faresti perché non perderesti nulla. Quante amicizie rovinate? Da in realtà tu mi piaci. Io al contrario farei, cioè confesserei il mio amore. Cioè tu hai detto non vorrei confessarlo. Beh, perché se potessi tornare indietro mi eviterei di rovinare delle amicizie. Dillo tu. Che cosa? Di cosa parliamo? Ah, di friendzone. Esatto. Chi non è stato friendzonato qua? Io. Mai stato friendzonato? Mai. Mai. Dipende mai. Cosa non c'era. No. Uomini e donne cadono. Non c'era quella cotta che avevi? Hai provato a confessare i tuoi sentimenti? O non li hai mai confessati? Sei rimasto ma lì? No, io sono sempre stato molto timido e, okay. E poi basta. Ma intendi friendzone tipo amici per semprissimo? Amici, sì, cioè, che tu ti dichiari? Cioè, anche no, anche non per forza, non anzi, per forza. Spesso la friendzone è un non mi dichiaro mai e rimango nell'area dell'amico. Ah, no, però quella è ambigua perché magari entrambi pensano la stessa cosa e nessuno dei due fa il primo passo. Beh, ci sono un sacco di cose che sono così, sì. Sì. Cioè, proprio la tipica friendzone. Tutto il mio liceo è stato così. Veramente? È stato tutto l'insegno della friendzone. Ma è nel senso che tu friendzonavi? No, io avevo tantissime amiche e sì, però e provavo dei sentimenti nella vita, cioè tutte. Avevo 10 amiche. Le amavi tutte? Non mi sembra. Le amavi tutte. Le amavo tutte, ero innamoratissimo. No, all'elementare sto esagerando. Avevo due all'elementare, e ho confessato il mio amore a tutte e tre lo stesso giorno. E mi hanno detto, ma sei un coglione. Però non è una brutta idea. Ma che non è una brutta idea? Era tipo una roulette russa. Io spero. Sì. No, stesso momento. Sì, ma cioè, ne era adunate, venite qui. Praticamente sì. Forse non è stata la mossa. No, infatti. Magari separatamente. Sì. Una alla volta. Poi ho scoperto anche che una mia compagna elementari era innamorata di me. Io ero innamorato di lei, ma non ce lo siamo mai detti. Come diceva Nick. Ok. E quando l'avete ascoltato e quindi no, ti ho ascoltato negli ultimi anni. Amori incredibili ormai persi. Non c'era più ormai, non si no, poteva rimediare. No. Vabbè, all'elementare anche perché uno cambia. Esatto. Vabbè, magari cioè, uno non mi piaceva più. Ok, ci sta. All'elementare cioè, capisci? Cioè. Era un bimbo carino. Nick, sei stato frenzonato te? Sì, certo. Però prima... Vabbè, non è scontato, Nick. Ah no, è scomparso. Sai che c'era eccolo, abbiamo dal Treccani la definizione di friendzone. Ok.
La friendzone è una relazione affettiva asimmetrica caratterizzata dal fatto che uno dei due soggetti prova attrazione e desiderio, ma viene costretto dall'altro in modo esplicito o implicito all'interno di un semplice rapporto di amicizia. Ah, ok. Le mie tutte implicite. Cioè, nel senso, io non avevo neanche le palle. Mai dichiarato? No, allora, dichiarato nel momento in cui le ho fatte finire tutte. Cioè, nel senso, quando ultima spiaggia. Sì, ultima spiaggia. Cioè, a un certo punto della mia vita non si sbloccava nulla. Sì. Io ero lì depressissimo, non sapevo come fare. E allora le ho sbloccate tutte, mandandole tutte a fanculo. Tutte a fanculo le amicizie senso, che avevo. Che senso avevo? Mi si è sbloccata la vita da lì. È proprio partito un nuovo. Ho detto, cioè, devo darmi una mossa. E quindi. Cioè, non ho capito cosa facevi. Cioè, io avevo tante amiche. Sì. E a un certo punto le ho perse tutte. Perché? Perché ho deciso di sbloccare questa situazione. Ma cosa facevi dopo? Cos'è che hai fatto? Cosa vuol dire cosa facevi dopo? Cioè, dopo basta, niente più amiche. No, no, cioè, dichiaravo, cioè, secondo me questa amicizia non può continuare e basta, finita. Perché provavo dei sentimenti. Ah, boom, ma non gli hai detto tutto. Ciao, mettiamoci insieme, gli hai detto no, ciao. No, no, ho detto ciao. Ho detto ciao. Sì, sì, ho tenuto tutto dentro, ho covato tutto dentro per anni. Sì. Ma però in quel momento loro capivano che era un samurai. No, 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 non l'hanno mai capito. Come diciamo, vabbè, ma sei un anche coglione. Stronzo allora, più che coglione. È vero. Vabbè, perché le fate soffrire, magari ti amavano. Senza motivo, esatto. Sì, ci sono stati dei pianti, infatti. Ma sei uno scemo. Ma cosa ti devo dire? Ero liceale, ero lì. Questo era un giovane tonno che già si divertiva a far soffrire le altre persone. Quando dico che è meschino, ma era difficile, è un moscone, andare, non è un ma era difficile andare a spiegare. Tipo, provavo tutta sta roba, non la volevo far corta e quindi ho eliminato tutto. Sì, il problema alla radice. Inventati una scusa, qualcosa. Ma no, così è peggio. Tipo, secondo io mi sono trovato in situazioni simili a volte. Però io, prima della fine dell'amicizia, dicevo sempre: guarda, non posso più essere tuo amico perché mi piaci. Così no, magari sta, sbloccavi il ah, mi piace anche tu. Non ho detto che ho fatto bene, cioè, no, hai fatto male. Hai fatto male. Vabbè, ma sarebbe stato più difficile da spiegare sul momento. E quindi perché? Ho fatto così. Perché dovevo tirare fuori tutte le mie cose. Ma vabbè, no, è un timidone. Esatto, un timidone. Un timidone. Beh, eri un bel timidone. Non aveva i baffi. Sì, sì, sì. Non aveva i baffi. Non avevo baffi, non avevo la barba. Avevi un'alternativa. Avevi un'alternativa, dai. Non avevo un'alternativa. No, qualcosa. Zero. Ma anche i videogiochi. Cioè, il tuo cane Bilbo. Prima di giocare a Battlefield, Tonno giocava coi sentimenti. Ma non giocavo con i sentimenti. Sentimenti. Ma quando mai ho giocato con i sentimenti? Comunque, dopo che ho perso tutte le mie amiche e dopo che mi sono fatto un po' delle mie filosofie che non voglio condividere perché so che saranno accusate. No, ma dicele. Ma poi lui dice sempre: vabbè, le mie filosofie, i miei valori. Ma no, però è bravo. Ma è una persona che ha un suo viaggio. Al cellulare, togli il cellulare dal tavolo. È un grazie, Frank. Ma no, oggi è inarrestabile. Non so come fare. È un assassino. Sono a posto. Non un assassino. Un assassino. Dicevi, Tonno, che diciamo ho sviluppato delle filosofie che mi hanno fatto arrivare a non avere più amiche. Io adesso non ho amiche donne. Ma perché secondo te esiste l'amicizia fra uomo e donna? No. No totale. No, vabbè, non mi guardare così, eh. No totale. Tu hai delle amiche? No. Sì, non è vero. Davvero non hai amiche? No, cioè i rapporti d'amicizia col tempo che sono rimasti sono solo con uomini. Cioè, per me è molto difficile avere un'amicizia con una donna. È vero. Perché magari, non lo so, cioè tutte le volte che mi avvicino a magari a una ragazza è perché c'è un interesse. Mm-hmm. E mi sembra difficile dire, ok, reprimo quell'interesse. L'interesse sessuale. No, ma anche l'interesse di persone, cioè nel senso. Anche sentimentale. Sentimentale, okay. Cioè nel senso affettivo. Platonico. Platonico, okay. Fai quello che vuoi. Ah, per capire. E quindi mi sembra strano reprimere i miei sentimenti per dire... Ma infatti tantissimi casi di friendzone di cui parleremo, abbiamo anche un po' di esempi della cultura pop e sono proprio così, cioè uno dei due almeno è innamorato dell'altro, esatto. Ma la definizione stessa di friendzone è quella. Quindi. Poi non dico che sia impossibile l'amicizia tra uomo e donna. No, esatto. Dipende dalle questo persone. Questo neanche io. Cioè tipo Nick è pieno d'amiche e ho sempre invidiato. Io cosa. Ne ho di amiche. E tu ne invidiavi. Adesso... piano, cosa? Cioè, senza vantarsi. Vabbè, no, ho detto no, diciamo che effettivamente mi rendo conto che è possibile. 20? No, 25. Veramente, 20? No, ne ho un paio, cioè. Ok, paio. Ok. Sì. Uno, due. Ci sì. Sta. Non esageriamo. Te, Frank? No, io sono d'accordo con Cesare, okay. È molto difficile l'amicizia. Ma, cioè, sai cosa? O li hai queste amicizie con ragazze o le hai costruite negli anni. Sì. È la scuola, cioè, secondo esatto. me. Esatto. Oppure, sì. Secondo me, adesso è difficile riuscire a trovarle.
è abbastanza sì, difficile. Sì, ora è un po' difficile. O uno dei due si avvicina per una matrice sessuale. Sì. Okay. Secondo me quando fai dei figli, che poi vai al parco, quello sì, per me è un sei botto. Lì con tuo figlio, lei lì con suo figlio. Sì. Dinamica un po' strana. Poi non c'è neanche più voglia a quel punto. Sì, te ne frega un cavolo, ti interessa solo di trovare degli amici per i tuoi figli così smettono di romperti i coglioni. Però infatti tipo le fidanzate degli amici potrebbero diventare potenziali amiche. Ah beh, quello secondo me no, è impossibile. Cioè quella è proprio la cosa è sbagliatissimo. No, mi è capitato di finire in situazioni strane. Scomode? Perché praticamente ci hanno provato con te delle fidanzate dei tuoi amici. No, però il problema è che un amico ti confidi. Ok. Confidi con un amico. No, effettivamente rimarrebbe un'amicizia forse un po' superficiale. Eh sì. Perché non puoi dire un cazzo perché lo dice anche lui. Magari poi lei si sfoga per un qualcosa che ha fatto lui e ti trova una situazione. Però quando si separano devi scegliere. È comunque un'amicizia. La stiamo un po' tutti estremizzando. È un'amicizia un pochino più superficiale. Torniamo sulla friendzone, secondo me, perché stiamo deragliando i discorsi. Perché la friendzone in realtà è stranissimo, perché si è pensato a un sacco di esempi dei cartoni, delle serie TV, dei film con cui tutti siamo cresciuti e con cui continuiamo a crescere. È pieno di friendzone ovunque. Sì, è vero. Ovunque. Verissimo. Ovunque. È tipo concepita. Da quando siamo piccoli siamo abituati a vedere, ad esempio, questi personaggi come Lisa e Milhouse. Ma loro non sono friends, no? Scusa, Milhouse è friendzonato di brutto da Lisa. Ah, sai che forse è vero. Sì, no, innamorato che io sì, però non vale, sono elementari. Non me la ricordo questa cosa. No, effettivamente. Me la ricordavo poco anch'io. Sì, prova. Sì, super innamorato. Piton e Lily. Beh, certo, sì, sì, beh, ok. Lui c'è sottissimo. Lui c'è mega sotto, lui c'è mega sotto. Lei ha fatto un po' la furbetta, Cosa sai che anche secondo me le ha fatto un po'. Lei non gli ha mai detto ufficialmente di no e l'ha sempre un po' tenuto lì. Anzi, intorno. Gli faceva un po' schiavetto. Esatto, sì, sì. Esatto. È stata un po' cattivella lei. Sono d'accordo. Bravo. Ottima lettura. Poi si è visto anche lui come è cresciuto. Cioè, nel senso. Ah, dici che è per quello. Capelli lunghi neri. Sì, però con un po' di rabbia dentro. Ma quella anche perché lo pestavano da mattina a sera. Esatto. Ci sono state. Quello lo pestava il ragazzo di Lily. È vero. Il padre di Harry. Sì, lo pestava il padre di Harry. Poco. Si trasformava in Patronus e lo menava da cera. Ma davvero? Sì, con le corna. Penso che fosse scritta nei libri. Sì, sì, sì. No. Non me la ricordo. Anche perché il Patronus c'è un libro extra di quelli tipo le creature fantastiche che è solo tonno. Come abbiamo pestato Pitton. Si chiama Le Botte. Alle botte. Le botte. J.D. Elliot. Ah, Scrap. Però aspetta. Ma perché? Sai cosa? Sai che cosa ti abitua la cultura pop? Alle friendzone che finiscono bene. Beh, è un'eccezione. No, no, un sacco. Bah. Ce ne sono altri di esempi che abbiamo qua che sono proprio così: friendzone di anni e anni e anni che finiscono bene. Quindi, che cosa ti insegnano? Che se insisti. No, ma finiscono bene cosa significa? Perché alla fine loro stanno insieme. Ah, okay. Però aspetta, è tutto un tira e molla. Sì, esatto. Vedrai i prossimi esempi. Però lei viene friendzonata, però prima sono a lui, però. Ma no, in realtà vanno entrambi. Perché all'inizio. Prima lui si mette con lei, poi lui la molla, cioè tutto un casino. Però vanno a letto insieme. Sì, esatto. Ci sono dei momenti in cui sono tipo scopa amici. Sì, esatto. Io manco arrivato con lì. Vabbè, Leonard, ma non so chi sia. Ma dai, vabbè. No, io qua ho smesso di seguire. Ho visto una stagione. Però questo è proprio l'esempio più classico di Friends. Non si sono sposati. Alla fine, sì, finisce bene. Ah, ok. Non so se sono sposati. Cioè, stanno insieme alla fine. Che è una cosa che non ha senso. Cioè, vedendo i personaggi, sì, no? Perché lui è brutto e lei è bella? E no, loro due, perché lui è un fisico e lei è una scemotta. Ma no, è che lui è un tipo un po' strano, cioè lei non è adatta. Anche lei è un po' strano. Loro ma due no, e stanno insieme anche nella realtà. Veramente? Sì. Veramente? Sì, non sapevo. Sì. Davvero? Sì. Ma sei sicuro? Ma hai una fonte per lui. La devo chiamare? Secondo me è da chiamare. Sicurissimo. Quando guardi un commento, gliela lascio. Soffri un po' per ma lui. Aspetta, le hai selezionate te queste serie? Ho fatto degli esempi. Ok, perché sono. Cioè, è come se ci fosse una speranza dietro questa cosa. Ma tutte queste friendzone che vanno finita bene nel mio repertorio. Ah, ok, ce l'hai finita bene. Ah, ci sta. Sì, ma lo sai bene. Beh, sì. Ah, hai ragione. Sì, 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 scusa, ho cancellato tipo 3 anni della tua vita. Ted e Robin. Pensavo tipo gatto Silvestro e Ted. No, Ted e Robin è un gran blef secondo me fino alla non fine. Vale. Esatto, vale. Perché alla fine si mettono insieme, ma se dopo esserti visto a Met Your Mother, cerchi di dimenticarti quell'ultimo momento. Esatto. E quindi in realtà quindi non ti rimane la friendzone. Sì, va bene, ti rimane la friends, hai ragione. Non è finita bene, quindi la considererei finita male. Sì, okay, considererei. Ma perché c'hai questo male. Sorrisino imbarazzato per questa cosa? È un argomento particolare. Ah, ok. Mother mette molto di friends, no. No? Di friends, no. Cioè, io
io dicevo, magari mi confessavo se non ne voleva. Cioè, neanche amici, però. No, zero. No, scomparsa fai, dalla vita. Se fai proprio continuare l'amicizia, è finita. Sì, proprio. È sì, finita. Soffri. Cioè, ti stai mettendo proprio in ginocchio. Cioè, secondo me ha senso continuare a provare a essere amico, sperando anche se lei sta con un altro. Sì. Cioè, eccetera. Se il tuo fine rimane quello. Esatto. Dici. E quindi quando poi arrivi a confessarti, dice no, ciao. Oh, poi non finirà mai bene. Secondo me, qualche volta la friendzone qualche vantaggio ce l'ha. Coccole, magari abbracci. Ma sarà ben peggio. Sì, esatto. Cioè, dici che vabbè, ma dipende. Sì, ti puoi anche accontentare. Cioè, dici, vabbè, c'ho questo. Beh, no, o magari semplicemente è una persona con cui stai bene. Sì, e quindi stai bene. Riesci ad arginare un attimo il. Sì, però a quel punto è amicizia, non è friend. Cioè, sì, no, ragione. Gente, amico. Beh, zona dell'amico. Sì, zona dell'amico. Sì, però non so, io la intendo più. Vero, però vero, sei stato rifiutato. Cioè, tu sì, vorresti sì, altro, è ma vero, non vero, si vero, può avere. Hai ragione. Quindi, però è giusto, è bello della vita. Io vedo Nick che a volte che nomini, cioè che dici friendzone proprio allo sguardo nel vuoto. Cioè, no, sembra che tu stai vero, proprio no, guardando no, le campagne. Niente, cosa ti è successo? No, no, un po' imbarazza, guarda tutte le vene che sono no, no, stai no, una no, vena no, qua di rabbia. Cos'hai fatto? Sei tutto gallettino che fai No, è teso. No, sono normale. Però adesso io mi guardate in quattro. Tu sei uscito da una friendzone? Non proprio, però ho ancora aneddoto in corso. No, ah, no, scusami, scusami, ho un aneddoto simpatico delle medie, delle scuole medie. Sì. Che io mi sono dichiarato su Messenger. Ok. Grande classico. Bravo. Nome di Messenger? Ai Niki. No, no, prima era Niki Niki 96, secondo me. Niki Niki, bello. Cioè, io ero pervert acceso. Io ero Dark Visitor. No, beh, lo voi scrivevate con tutte le emoticon, vero? Sì, 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 sì. Anche ogni XD, lettera. Anche XD. La mia U aveva un angioletto sopra che faceva così. Io l'unica che usavo era il cazzo che correva. Mi faceva straridere. Cioè, ancora oggi ci penso e rido un sacco. Non so perché non è da te. Lo so, infatti mi fa straridere, però le altre le odiavo. Comunque, dicevi Nick. Io XD lo scrivo rigorosamente con la X minuscola. No, ma non me ne frega niente. Amen. Mi frega ma dell'aneddoto. Mai la X maiuscola. Bene. Ok. Amen. Amen. Ti sei confessato su Messenger? Mi sono dichiarato su MSN e lei mi ha detto: no, guarda, mi piace Tizio. Okay. E io gli ho detto: ah, scherzavo. Ma e pesce d'aprile, classico. E giocata malissimo. No, no, invece è perfetta. No, mai perché sicuramente nulla. L'hai già creduto, Nick. Secondo me sì. Ma cosa perfetta? Ti sei messo con lei? No, zero. Allora non è perfetta. Vabbè, no, però nella sua immaginario se l'hai uscita sì, bene. Sì, io me ne sono uscito pulito. No, lei ha proprio detto è un signore quel ragazzo. Lei è proprio un bel signore. È proprio un bel signore. Bravo Nick. Il porno baffo. Il porno vabbè. Proprio sbloccato un altro livello di sessualità, non di sessualità, però di carisma sessuale. Grazie. Diciamo così. Però ora a livello emotivo passa da momenti di estrema simpatia a momenti di proprio diventato violento. Rabbia. Sì, oggi ha suonato un corriere, vero, ha tirato un pugno alla scrivania e è andato via urlando. Quella era la terza volta che suonava. Se suona un'altra volta i pacchi, Sì, esatto, non è che li portano, se li ordiniamo. È diventato un po' da birrino la sera e botte e lancia i piatti. Ma non è vero, ma da birra e botte. Proprio così. Hooligans, sono hooligans. Mi piacerebbe però avere un pochettino più di pelo qua. Stamattina ho visto questa camicia, ho detto cazzo, se avessi un po' di pelo che spunta. Potresti tingerteli. Sono un po' troppo biondino. Li volevo prendere da Cesi. Se Cesi me ne tagliasse un po' dei suoi, un po' del tuo topino. Il mio topi, ah, qui il tuo topino. Però cioè, dovresti metterti qualcosa di più riccio, secondo me. I miei dici? Sono troppo. Sì, è vero, riccio sarebbe fighissimo. Tu c'hai il pelo riccio sotto? Sì. Quanto sotto? Quanto sotto, scusa? No, sotto anche non sotto, troppo sotto. Negli organi. Se tu mi dai una pezza. Ah. Non si può, penso faccia anche schifo. Ma scusa, ma deve ma magari puoi fare un trapianto. Mm. E li prendono da un'altra zona, tipo il sedere, te li metto un po'. Pensate se fra 20 anni sarà la nuova moda. Tu pensa se veramente ti fai un trapianto di peli al petto prendendoli dal culo, no? Ci sta. Cioè, e tu veramente passi la vita sapendo che hai peli di culo sul petto. Ma non penso che funzionino come così i trapianti di pollicoli, forse, no? Forse, magari forse un po'. Metti con la colla come in Jackass. Sì. Scusa, no, io vorrei una vita intera, però. Se vuoi coprire un neo, ti prendono una parte dietro. La cosa. Sì, una parte di culo. Di culo? Sì. No. In scraps, l'ho visto. Ma poi non è da una parte di culo, la parte della coscia di solito. Vabbè, sotto quella parte lì, il culo, la coscia. Scusami, ormai mi sono agganciato. Pensa alla gente che ti segue, magari sta cucinando lì sotto. No, c'hai ragione, scusa. Ma Nelson, tutto quel discorso della chiamata, della cosa è saltato. Allora, io avevo sta cosa. Era bellissimo quello. Avevo sta cosa oggi, nel senso che un po' azzardata. Io ho due esperienze di friendzone. Una è una mia storia passata e sono stato friendzonato per 11 mesi prima di riuscire a mettermi insieme a questa persona.
Però in realtà in passato io ho avuto un tira e molla di friendzone pazzesco, nel senso che prima sono stato friendzonato da questa persona. Ok. Poi l'ho friendzonata io e poi mi ha... Come vendetta? Non proprio, no, non lo metterà mai. No, non lo metterà mai. No, non era una vendetta, era un non mi posso fidare. Non so come dire, non ci credo, perché è così tanti anni che vengo frenzonato che non lo so. Quindi l'ho frenzonata anch'io un po' stupidamente. E avevi cominciato comunque ad accrescere follower. Ma non c'entra niente quello. Scusa, no, dai, povero. Ma scusa, no, no, stavo pensando, no, magari si era riavvicinata per motivi un po' tipo. Ma no, dai, c'è sempre il dubbio. Ma figura, no, prima a me non mi cagava nessuno, ora mi. Ma quello è il baffo, è il baffo. È il baffo, è il baffo. Hai ragione, è il baffo. L'ultima settimana. Sta parlando degli ultimi tre giorni. Sì, esatto. Esatto. Io questa persona volevo, dato che è molto simpatica, volevo farla intervenire oggi in chiamata. Quindi le ho scritto ieri e le ho detto: ma facciamo sta chiamata dove mi racconti il tuo punto di vista, perché in realtà non ci siamo neanche mai confrontati. E alla fine mi ha detto di almeno te l'ha narrato? Cioè, te l'ha narrato, che si può riportare. No, mi ha solo detto: guarda, io ce l'ho rimasta molto male. Mentre io facevo: ma sarebbe fighissimo in diretta dire ste cose. E mi diceva: io ci sono rimasta male. Sarebbe stato un momento altissimo. Sarebbe, sarebbe stato veramente un momento altissimo. Ed è per questo che la chiamiamo a sorpresa oggi. Non è vero, non è vero. Sto naturalmente scherzando. No, no, no. Tra l'altro, ora sta con un ragazzo molto più figo di me. E quindi. Vabbè. Posso confermare. Vabbè, però onesto, ricordati onesto, che avrà sempre meno follower il tizio. No, non è quello cosa che c'è. Cosa gli ha preso oggi? No, stavo scherzando. Glielo sei qua. Bravo, bravo. Funziona, hai fatto bene. Volevo chiederti una cosa, perché qua siamo rimasti tutti in silenzio come se fosse una cosa normale. Tu hai sorpassato una friendzone di 11 mesi. Che cazzo hai fatto in quegli 11 mesi? Sta aperto. Nelson. Sta aperto. È un samurai. Guardato fuori ascoltando Youth di Daughter, pensando alla vita, dormito male. Ma tu sei rimasto lì perché sentivi la speranza oppure perché non riuscivo ad andare oltre. Ma stava con un altro. No, non mi voleva. Cioè, quindi lo sapeva. Sì, a un certo punto glielo ho detto. Ma te di mese in mese ritornavi e facevi, è cambiato qualcosa? No, in realtà non è che. Allora, no, in realtà prima era. Tutti i giorni. Ora? Adesso? No. Che dici? Tipo Ciuchino in Shrek, siamo già arrivati. No, era amicizia e poi a un certo punto gliel'ho detto, però mi ha detto: guarda, meglio di no, però non mi piaci, scusa. Era tipo non è il momento giusto. E quindi, una scusa come un'altra. Non lo so, era una cosa così e quindi sono rimasto lì, ma non riuscivo a togliermi dalla testa. Quindi io provavo ad andare oltre. Tipo con la tattica dell'uomo nudo. Ah, no, dici ma va. Non ma cosa gli hai preso? Ti a spiegare? Ma le persone stanno insieme. Ma quello va bene. Poi non so cosa fai a casa. Però, no, però io mi sembra una cosa legittima. Domanda a bruciapelo: hai mai fatto l'uomo nudo con una persona con cui stai insieme? Mi si è staccato tutto l'audio. Ok, Frank, sta tergiversando. Per favore, ha fatto l'uomo nudo recentemente. Se Frank facesse l'uomo nudo, sarebbe comunque l'uomo vestito. Visto che c'ha sto manto, cercavo di spiegare che tra persone stanno che insieme, ma non stanno insieme. Ok, sto spiegando tra persone che stanno insieme. Vabbè, tutto puoi anche farti trovare vestito da pompiere, non è che è un problema. Certo, te lo stai immaginando nudo sul divano. Però povero Frank. Are you Eddie? No, davvero? No, davvero. Eddie, oh mio Dio. Vi spawno. Guarda, immaginatelo veramente stra tranquillo con le gambe accavallate, con un boccale di birra in mano. Lì che aspetta. Comunque, l'uomo nudo viene da una puntata di Why I Met Your Mother. Sì. Dove si narra di questa leggenda del mondo. Entra Eddie. Un applauso a Eddie. Un applauso a casa. Grazie Eddie. Dovresti spingerlo un po' meglio. Io penso che Eddie sia tipo Mary Poppins, che quando se ne andrà sarà dal cielo. Ma oggi a me mi fa ridere che Eddie in tipo 5 minuti ha installato un lampione. Abbiamo un cazzo di lampione che si illumina. Ho capito perché. Si stanno accendendo. Vabbè. Si vede anche un po' a vita. Sì. Stavi dicendo, scusa, io ti ho interrotto. Cosa stai dicendo? Gli uomini nudi. È illegale fare l'uomo nudo. Sì. Beh, no, sì, ma prima di quello stai dicendo più ci provavi con altri. Ah no, io sì, magari provavo, cioè nel senso andavo avanti con la mia vita, ma mi accorgevo che continuavo a pensare non so come fare perché non starò mai con lei. Cioè non è che poi insistevo nel senso dai stiamo insieme, pensavo solo non starò mai con lei, non ha nulla senso. Ok. Ha nulla senso. No, non ce la facevo, Bezzo, non ce la facevo. Vabbè, ci sta, in quel momento non pensi ad altro. No, è sbagliato, come potevo sbagliare. Non dico che sia giusto, non ce la facevo. Sono debole. Sì. Dovete aiutarlo di più, ragazzi. Però quindi l'hai sbloccata perché l'hai stremata. No, cioè un certo punto. Ma mi ascolti questa. No, sono rimasto un attimo distratto dall'immagine. Io non facevo niente, cioè non è che lei continuava a dire, semplicemente nella mia testa continuavo a pensare
non ha, nulla ha senso. Poi all'improvviso, dal nulla, invece, ho sbloccato la situazione, ma non perché ho insistito io. Fregandotene. Okay. Quando lasciandola perdere, anche Nick è uno stratega. Beh, Nick è stratega. Bravo, Nick. Questo è un grande classico. Sì, però è un consiglio banale. È un consiglio banale, però funziona 9 volte su 10. Cioè, quindi, Nick, il tuo consiglio è fai lo stronzo. No, non fai lo stronzo, però quando lei dice di no, basta, fine. Oppure immola te. Secondo me, anzi, insistere è molto peggio. Non puoi estremare, anche perché, a parte che è super, non funziona ed è anche un po' irrispettoso. Noi siamo due esperti su queste cose. Sì, minchia, no, veramente, la roba è impressionante. Scusa, se vuoi... uno ti dice no, no, non è che devi insistere. Ma io non ti sto dicendo che devi insistere, no. Mi hai detto, mi hai guardato e mi hai detto insisti perché c'hai i follower. Ma no, ma me l'ha detto, no? Vabbè, ma uno lo può fare in maniera simpatica, cioè, io ho detto magari c'è. Ho il verificato su Instagram. Esatto, ogni quello, tanto quello così mi aiuta un botto, quello aiuta un botto, perché vedi comunque la spuntina blu. Ma come blu, faccio ad averlo? Anche io l'ho richiesto proprio collegare, anche perché io sono 5 anni mi faccio il culo sul mio profilo Instagram, non me l'hanno ancora dato. Sei arrivato a 100.000 follower? No, sono sceso. Lo facciamo arrivare a 100.000 follower? Ma no, perché tutte le volte voi fate così, c'è il picco e poi ricomincia a scendere a meno di quanti erano prima, quindi. Ma com'è possibile? Ah, sì, è perché la gente toglie, è morto. È morto. Ma sì, è morto. I primissimi che lo tolgono. Quindi continua a andare su e giù. Esatto. Giustamente. Cioè, ma comunque, riguardo Nelson innamorato, frenzonato, sì, penso che sia una delle migliori versioni di Nelson che ci sia. Frenzonato, sì. Ma quando Nelson è frenzonato, lo so, però. Quando tu sei frenzonato, sei una persona super interessante. Sì, sei mega interessante. Ma non riuscivo a lavorare, però. Lo so, ma sei, è quel dannato che ti rende interessante. Però, no, però non è vero. È quel momento in cui hai incominciato a scrivere un sacco, esatto, a scrivere, a cantare. Però funziona. Però hai fatto delle canzoni. Funziona per quello, per YouTube, no. Ah, perché YouTube ragione. Traspare la cosa. No, devi essere carico. Okay. Sì, okay. Però per la tua carriera da cantante, nella musica, essere triste a me aiuta. Cioè, quindi stiamo dicendo che i rover si sono creati grazie a una friendzone? No, prima, una friendzone di Nes. Prima. Deve essere un... Però era sempre sofferto per una bella amore. Storia. Sempre sono sofferto. Uno che soffre per amore. Ma posso dire adesso, perché nel senso ci conosciamo, non possiamo far finta di non, certo, conoscerci. Cioè, tu soffri d'amore, vabbè, ma perché vuoi soffrire d'amore? Ieri, cioè, ti sei innamorato, piace, in 3 secondi, ti ho visto. In diretta ho visto innamorarti in 3 secondi di una persona. No, io mi innamoro facile. Sì. 4 secondi, l'ho contati ieri. Vabbè, ho capito, ma non puoi dire che quell'amore... L'hai guardata con gli occhi, sì. No, ma più che altro, cioè, ti innamori dell'inarrivabile. Cioè, veramente, di quello che dici, boh, ma Nelson è... No, adesso non dare cattive speranze. Cosa vuol dire? Insomma, tutti possono raggiungere. No, è possibile. No, Nelson a parte lì, è stato sempre molto non nessuno bravo. Può raggiungerlo. Esatto. È troppo con alto. Con questo baffo qua, no. Va bene. È stato bravo. Sei stato sempre molto bravo. Cioè, cosa vuol dire bravo? In base a cosa? Che sei sempre riuscito a conquistare persone che ti interessavano molto. E molte volte ce l'hai fatta. Ho sofferto sempre tutta la vita. Okay, dai, no, non è vero. Stai facendo la vittimona adesso. Ma non è vero, Nelson. Sono uno che. Ma solo a colpo sicuro? No, per niente. Ha ragione, Tonno. Nel senso che. Ci provi fin. Sì. Legge dei grandi numeri. Ci provo con tutte finché. Quindi prima o poi qualcuno. Piccolo inciso. Comunque, non mi sono lavato le mani. Dai. Guarda, mi era puntato qua. Cesi e Pingu sul lavaggio mani. Perché oggi sono andati. Sì, perché oggi sono andati. Sono passato lì dal bagno. Posso dire una cosa? No, ora mi fa raccontare. Passato lì dal bagno e c'erano loro due con lui che era appena uscito. E fa: ah, vabbè, adesso me le lavo solo perché ci sei te. E quindi mi hai visto. Quindi sono costretto a lavarmi le mani. Com'è? Sì, vero, vero. E Pingu che gli fa: no, vabbè, ti capisco. Io l'ha detto per dire. Questo è falso. No. L'hai detto davvero. Pingu l'ha detto davvero. Ma io sono un grande sostenitore del non lavaggio di mani dopo aver urinato. Ma vi spiego anche perché. Perché chi si lava le mani, si lava le mani dopo aver urinato è perché è sporco. No, ci sono dei batteri nelle tue parti intime. Nelle tue parti intime. Nelle parti intime di chiunque, perché vengono prodotti dalla tua. No, perché tu non ti lavi. Posso dire, Nick, il mio profuma di lavanda sempre. Allora, ma se tu cerchi su internet, ci sono su internet adesso sull'internet. Il covo dell'informazione corretta, l'internet. Se tu vai sui paper scientifici ufficiali, trovi delle... Dai, basta, Nelson! Dove cosa hai visto? Cosa hai visto? Dove sta andando? Secondo me è disturbato da un'inquadratura. No, non puoi toccare... C'è una sabotazione in corso. No, non ho toccato quello. Chiami l'emergenza. Quella è rimasta, ti giuro, fissa. Non l'ho mai toccata. No, non l'ho mai toccato quello! Non toccarglielo! Non l'ho mai toccato. Ha tirato la lampada.
Ma perché? Non l'abbiamo mai cambiata. Però il bello qui è che abbiamo gli operatori che sono gli attori stessi. Esatto, non è come avevamo deciso. Mi sta bene, ma non era come avevamo deciso. Bravo Pingu, guarda, che anche è saltato nel il secondo quadratino della cassa è sempre stato al pelo. Questi sono i riferimenti dei Nick, il secondo quadratino della cassa. Ma poi tu non guardarti, lascia andare, dai, Nance. Ecco come ha fatto, perché lui si guarda sempre. Ma no, ce l'ho davanti, c'è la luce lì. Un vero saboteur. Saboteur. Lui è saboteur. Allora, guardiamo un attimo a schermo, per favore, sì. Regia. Generalità, la presenza di numerosi batteri nelle urine è una condizione che rappresenta un probabile segnale di infezione urinaria. Ma nelle urine siamo in corso. Non è che ti pisci sulle mani. Cosa c'entra? Io non tocco neanche. No, allora, Nick intendeva che sul nostro pene generalmente ci sono batteri. Sì, ma penso di sì. Questo tu intendevi. Io non sono particolarmente informato, so che mi devo lavare le mani. E sapere allora sicuramente lavarsi le mani è meglio lavarle. No, fa male perché ti secca le mani. Ma vabbè, ma no, quello è il gel. Anch'io me le lavo con le mani secche, mi sacrifico e me le lavo. Anch'io. Lo puoi fare anche tu, secondo me, sono convinto. No, io continuerò a non farlo, sostenitore di una grande pulizia e igiene nelle mie parti. Ma oh, se si sente pulito. Lui non suda nelle palle. No, io posso anche sudare ampiamente nelle mie palle. Ok. Ma magari riesci anche a farlo senza toccare. Cioè alla fine tu potresti buttare giù tutto. Esatto, io non tocco. No, ma quello certo, io non tocco. Allora io mi siedo. Io mi siedo sempre. È vero, lui non si siede. Dirigo neanche le piante. Io mi siedo. Ma se si siede. Ma se io non lo dirigo anche da seduto. Però tiri l'acqua, lo sciacquone magari. Considera che il suo tocca l'acqua. Ah, ok. Allora niente. Calcola che io srotolo e si annida nel. Non posso più dire. Andiamo avanti. Qui squiglie. A proposito di uomini e donne distrutti, ragazzi, probabilmente ci donni. Sono un po' donni distrutti, uomini e donne. Uomini e donne. Io nella mia testa ho riassunto uomini e donne in donni. Probabilmente donni ci sono un sacco di donni distrutti. Esseri umani distrutti sempre. Che ci hanno scritto riguardo il loro friendzone. Sì. Quindi se abbiamo un po' di commenti li andiamo a guardare e lanciamo una nuovissima rubrica. Sì, nuovissima. Ah, è vero. Sì. Vuoi lanciarla? Come si non chiama? Non ti ricordi il nome? Aspetta, Space Valley risolve. Bravo. La nostra infinita saggezza la mettiamo a vostra disposizione e risolviamo i vostri problemi. Anche perché Madonna. 11 mesi di friendzone, io ho anni. Vabbè, te è in zero, te è un pochettino, te non sei capito. No, se quindi... mi paragona alla friendzone che dice Nelson 11 mesi, io vado sui 2 anni. Allora andiamo. Io non arrivo come friend. E com'è finita? Ma cosa vuol dire? Io ero amico con lei, però. Ci parlavo. Anch'io. Allora, friend, e poi? Però lei stava con un altro, e poi? Però ti piaceva. Alla se ti avessi detto stiamo insieme, avresti l'hai conquistata. Conquistata. Poi allora, mollato, ragazzi, poi mesi di poi riconquistata, rimollata. Siamo dei santi. Ma è quella? È l'innominabile? È l'innominabile. No. L'innominabile. C'era un periodo che se diceva il nome, lui si faceva così. Sì, no, io anche solo se vedevo una cosa che mi ricordava quella persona, un capello, mi rantolavo per vabbè, te. Ma vediamo. Andiamo a leggere un commento che però io non posso leggere perché non è abbastanza grande. Sa che il Cesi ci arriva con l'occhio. Allora, Nicole Dima, o Nicole Dima, non so come si pronunci. Io ho frenzionato un mio amico all'interno della mia comitiva dicendogli che non volevo rovinare la nostra amicizia. Dopo qualche anno mi sono fidanzata con un nostro amico sempre all'interno della nostra comitiva. No, ho sempre pensato che mi odi per questa cosa. Beh, no, ma farebbe un botto bene. Posso odiarla. Dire che le comitive, ma farebbe un botto bene. Cazzo dici? No, le comitive quando iniziano a stare uno con l'altro. Sì, è una figata. È una figata. Ma è una figata di cosa? Cioè, scusa, tu ce l'hai. È super hippie come cosa. Ci ecco sta. La traduzione di balotta bolognese. Sì, non è comitiva di amici. Comitiva di amici. Non mi è mai venuto in mente. No, collettivo. Ma collettivo. No, collettivo, però, è consiglio. Molto politico. Ma qua comunque non c'è nessun consiglio da dare. Se non. No, allora, quando c'è la comitiva di amici, a meno c'è sempre la coppietta storica. Sì, verissimo, verissimo. Gli altri devono farsi i cazzi loro. Non perché si inizia, sì, no, è vero. Se le fate a metà della comitiva, sì, sì. Qua brutta, però, no, cioè, brutta. Senso, minchia. Perché no, dici? No. Porca vacca, glielo fa così in faccia, lui resta lì. Ho capito, beh, se vuoi dire lui, però. Io piuttosto avrei detto, no, guarda, non possiamo, cioè, vorrei rimanere amico, ok? Cioè, quindi niente, gli dà il rifiuto e sei fuori dalla mia comitiva, così non soffri neanche. Ma come puoi dire così? Lo emargini totalmente, almeno lui può ricominciare da capo. Però deve trovarsi un'altra comitiva. Ma poverino, com'è che si dice? Ti assicuro che soffre di meno. Questa roba qua, cioè, sì, può forse qua è un calvario. Com'è che si dice quando tipo mandano fuori da una comunità una persona? Esilio. Esilio.
esiliato, ecco. Io l'avrei esiliato, ecco. Se fosse stato esiliato, secondo me sarebbe stata la soluzione migliore per lui, perché noi dobbiamo comunque proteggere quelli che vengono presi. Ma io ti tra l'altro ribeccare la tua comitiva in centro, tutti insieme, tu sei da solo, sei con un altro gruppo di amici. No, no, sei da solo, sei un esiliato. Sei un esiliato. Sei un esiliato, hai la lancia in mano e il fuoco, la torcia di fuoco, sei un esiliato. Sei fuori, fuori dalle porte della città. Bellissimo. E poi la sedi da solo. Boom, 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 boom. Fanno, hanno una mente. Quando entrano in connessione non li fa nessuno. No, però quanto sarebbe figo, cioè se si potesse esiliare la gente. Ma guarda, no, penso che si faccia, cioè, nel senso, sarebbe cattivo, ancora, cioè, se uno fa danni in una città nella compagnia, io esiliare. Dico in queste cose piccole. Ma è pesissimo, ma tu ti immagini quanto soffre questa persona? Ma io sono esiliato. Ma Frank è stato lui ha esiliato. Frank no, ma Frank è stato anche esiliato. No, io no. Te non tu sei stato hai esiliato. No, io di mia iniziativa mai. Ah, scusa. Okay. Ho sicuramente fatto, cioè io sono il tipo che in una comitiva, se ci sono problemi, faccio di tutto per farli emergere. E per far esplodere la comitiva. Per farli crescere. No, poi se poi finisce che uno sparisce. È Nitro Frank. Ma non è questo il problema, ne abbiamo molti di più. Sì. Ho frenzonato il ragazzo che mi piaceva perché quando si è dichiarato sono andata in panico e gli ho detto di no. Sono cretina, lo so. Però ma scusa, ma le piaceva. Non poteva richiamarlo, riscriverlo. Ma probabilmente ci sta chiedendo cosa fare. Vabbè, ma questa. Chiamalo ora. Questa è mega risolvibile. Sì, basta dirlo. Se torni indietro, easy, hai già la risposta, cioè sei già tranquillo. Però magari lui intanto ha già messo una pietra sopra la cosa. Ma detto, non credo. Ma dice ha perso il treno, sì. Lei. Guarda che le occasioni nella vita vanno così. Ma però glielo puoi spiegare, gli puoi dire ho avuto un attimo di... Sì, ma magari... Ma lui si fida, ed è magari è adesso che te lo sta dicendo che ha l'attimo in cui è pazzo. Ma guarda che quella storia della ragazza che dovevo telefonare, sì. Dire molla di Friendzones, sì. È stata così, nel senso che quando mi sei dichiarata io ho detto uè, no, e poi mi sono pentito. Non sono più riuscito a tornare indietro. Effettivamente ha ragione. Cioè gli hai detto di no con la bava alla bocca. No, tipo la chi? Di no e basta. Che immagine è? No, era per dire gli piaceva, però gli ho detto no, io ho detto no, per niente, non voglio e poi mi sono pentito. Vabbè, comunque secondo me questa ragazza basta essere sincera. Qualora l'altro ragazzo non abbia preso un'altra via. Sincerità, la prossima volta ci ragioni meglio. Angie. In un mese ho frienzonato ben tre volte, ormai nella mia vita sono libri di... Anche te. E noi abbiamo un riflesso terribile. Ve lo leggo io. Nicolò Pupola, in un mese frienzonato ben tre volte. È il font che mi confonde un po'. Frienzonato ben tre volte, ormai nella mia vita solo libri di Alberto Angela. Aiutatemi, fatemi tornare il ventenne che dovrei essere. Ah, quindi ma no. Allora, lascia perdere. Secondo me, anche per come scrive questo ragazzo o ragazza? Nicolò. Secondo me questo ragazzo molto dolce, molto dolce, molto romantico. Quindi e che lascia deve... perdere. Ma cosa lascia perdere? Ma non è vero che si scotta, no? Meglio prevenire che curare. Sì. Cioè tu dici dedicati ai libri e basta. A un certo punto arriverà la donna della sua vita. Però io concordo, ma concentrati su altro. Non è un po' la storia della tua vita questa? No. Muro e vabbè, allora non so cosa. No, secondo me invece si deve un po' sgaggiare, cioè deve andare. Ma dipende cos'è per lui una priorità. Cioè se l'amore è una priorità. Ma mi sembra di sì. Magari i libri di Alberto Angela per lui sono molto più. Sono bellissimi. Guarda che sono bellissimi. Poi dipende dalle priorità. Però ventenne, quindi c'è l'ormone a mille lì. Ma no, a vent'anni ormai in Ma no, quando sei adolescente poi basta. Cioè tu dici che a vent'anni poi già ma 17-18 anni ti si spegne la fiamma. Sì, basta. Sì, basta. Si vede su di noi soprattutto. Andiamo al prossimo. Che miseria. Te lo leggo sempre io? Sì, per forza. Allora, parliamo per due mesi. Io innamoratissimo e scopro che gli piaceva la mia migliore amica fidanzata. Un grande classico. Siamo ancora amici e lui ci prova ancora con la mia migliore amica che ora è single. Non ho capito. Lascialo perdere. Tagliare. A me piace Tonno e io sono amico di Cesare, ma a Tonno piace Cesare. Sì. È tutto così, è un ma chi sta con chi? No, nessuno. Potreste fare un triangolo insieme. Puoi proporre. Sai, ma non avete già. Non siete già in un triangolo? Noi? Mai successo. Valutabile, però. No, non secondo me vi vedrei bene. No, è che mi repelle un po' Tonno a me. Ma guarda, cioè, ti giuro,
te l'ho detto, avevo fatto la prova di avvicinarmi a tutti voi per capire se potevo darvi un bacio. Impossibile con te. No, aspetta, impossibile. Ha detto impossibile. Nick c'ha due labbra, madonna, grazie, carnose, grazie, belle, grazie, lucide. Se le cura un botto. No, sei pulitissimo. Hai anche detto che per una cosa tre io ero l'unico con cui l'avresti fatto. Ma vabbè, ma questo, Nick, cioè stiamo l'hai anche detto, poi però, l'hai detto. Allora, stiamo un po' perdendo le redini, nel senso. Silenzio di male, non è successo. La ragazza aveva bisogno. No, comunque secondo me, guarda, io taglierei completamente i rapporti. Io invece sono per l'idea di Frank, cioè secondo me Viviana, dai un'opzione reale. Per me è totalmente reale, cioè, ma perché no? Viviamo in un periodo storico, ma non è vero, cioè anzi si può cercare di proporre una relazione poliamorosa. Ma cioè, non ci avevo con pensato, più persone, c'è ragione, ci sta. No, c'è ragione. Ma che non significa, ma io non stavo parlando di un triso, però sto parlando di una relazione poliamorosa. Però questa, se tu la poni così, è una specie di ricatto, tipo, se tu vuoi metterti con lei, devi passare anche da me. No, è così, perché a lui non piace lei. Ma questo però non lo vuoi, magari deve scegliere tra le due amiche, ma poi soprattutto non si può essere poliamorosi a comando, cioè nel senso è proprio una roba che ti viene da dentro e che dici no, ma infatti okay, io dico avanza la proposta, magari succede, ci sarebbe, se vuoi metterti con lei devi passare da me, ma più che altro passerai sul mio cadavere, ma loro in senso due, buono, non si sono ancora messi insieme, cioè lui e la sua amica non si sono ancora mai messi insieme, quindi magari la sua amica non piace lui. Esatto, è quello che sto dicendo. C'è l'altra opzione di mettere della gran zizzania. No, mi rompo le palle a fare tutti i buonisti. Non è vero, cioè, non è dimmi buonismo, che lì non ci penseresti un attimo a dire metto un po' di zizzania al tuo migliore amico. Ma sei proprio il tuo migliore amico. Ma vergogna. Che stronzo. Ma guarda, andiamo al prossimo problema. Prossimo problema. Io, comunque, siamo pessimi. Proponi una relazione. Ma cosa succede ai commenti? Perché sono troppo veloci. Cioè, scrivono così tanto. Erbetta di Bosco. Erbetta. Bel soprannome. Bellissimo. Bello. Io ho conosciuto due fratelli. Uno è classico bimbo innocente. L'altro è un mega figo. Il fratello bimbo mi chiede di stare insieme, ma io lo rifiuto. Mi piace il fratello. Che fare? Io qui direi vai col fratello bimbo. Sì, che in realtà e poi vai a casa loro. E provi a far scattare, ma come cose, ma scusami ma non posso finire, ma no, gli puoi anche cosa incesto, tre, no, cioè. No. Cosa stai creando? No, ritiro tutto, no, come se ci ritroviamo una community di 3000 X. Premere, grazie. Grazie. Ma scusa, non ho capito perché è un male la versione innocente. Cioè, non capisco, esatto, perché. Sì, infatti. Sì, ho capito. No, perché non è mega figo come quella. Ma mega figo, ma magari lo diventa. Sono fratelli. No, vabbè, vorrà dire a me. È come se prendi te e tuo fratello. Sì. Ok. Claudio mi piace un botto, Cesare no. Ok. Ma che dubbio di no, è questo? Ma è erbetta di Bosco. Sì, uno è un classico bimbo innocente, l'altro è un mega figo. Secondo me parla dell'atteggiamento. Non gli piace, non gli piacerà, però. Non lo so. Ah, no, beh, perché giustamente se lui dice di no al bimbo, poi si gioca il fratello, sicuramente. Vabbè, quello perché è il molto bimbo probabile. È vero. Anche se in realtà, tipo, io so che mio padre fregava tutte le fidanzate a suo fratello minore. Me l'avevi raccontato questa cosa? Davvero? Sì, tutte praticamente. Assurdo. E alla fine com'è finita? Non ho la più pallida idea. Vabbè, io erbetta di Bosco non saprei veramente dargli un consiglio. Però è un po' in quello stallo in cui sbagli. Sei fregatissimo. Vai, a meno che non incominci una bella lotta tra fratelli, anche quello mettere zizzania tra fratelli non è male. La famiglia che si sfascia per magari di erbetta di Bosco. Sì, magari sono dei bordelli fra fratelli e a quel punto la scelta è fatta. Bellissimo, stile Caino e Abele. Esatto, esattamente. Però se è una cosa, io consiglierei comunque, se esteticamente comunque ti attrae anche quello innocente, se quello figo non la calcola, prova quello innocente, magari. Cioè, non lo so, col tempo lo comincia ad apprezzare. Non lo so. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Non siamo onniscienti. Questo era troppo difficile. Secondo me facciamo schifo a risolvere. Più che altro, cioè, basta farle finire con roba 3. Cioè, posto benissimo. Sì, veramente. È per far contenti. Problemi più semplici, per favore. Un altro commento. Dai, ce l'abbiamo. Questo ce la facciamo. Eccolo. Non so cosa sta succedendo. Non lo so. Va benissimo. Bingo è in balia del computer. È finito. MTTBLN. Si chiamavano così le super mosse in Pokémon. Quelle che MT, lei è persa per me. Si è già dichiarata, ma la ho rifiutata. Seppur la mia risposta non fosse stata positiva, lei continua imperterrita a provarci con me, ma non so cosa fare. Lei la vedo come una grande amica, ma non voglio farla soffrire. Però Secondo me la devi far soffrire per forza. Non è che c'è un'alternativa. Perché sicuramente se dici per non farla soffrire mi ci metto insieme, soffri te e non ha senso. Zero spiegazione. Ma no, ma poi non è che le dici è finita la nostra amicizia. Ah beh, certo. No, le puoi dire guarda, purtroppo non mi piaci. Lei continuerà a soffrire. Ma gliel'ha già detto.
È vero. Gliel'ha anche già detto. Ah, tronca i ponti allora. Sì, secondo me il più grande, stavo per dire pontificatore, ma no, il ingegnere, come si chiama i ponti? Quelli che fanno ingegnere i ponti? Civile. Sì. Più grande colui esatto che crea i ponti di terapia, sta dicendo di chiudere qualsiasi ponti. Sì, sì, no, devi chiuderlo. Significa grande... dalla mattina alla sera bloccata su WhatsApp, Facebook, vabbè, Instagram, no, non così. Può più vedere le storie e dovresti fare un manuale, venderlo su Amazon. Io? Sì. Sì. Come trattare male le persone. Ma non è come trattare male. Trattale male. Come tagliare la porta. Cesare si sta rompendo. Sì. No, sai cosa? È in crisi. Spegnetelo. Siamo solo alla seconda live. Non oso immaginare. È molto caldo qua dentro. C'è una cazzo di scimmia dentro di te proprio qua. Che è presente quella con i piattini. Sì. No, te c'hai proprio una che... Sì, stacca e attacca con due prese. Ah, oppure con un interruttore più semplice. Dolon. Leggiamo l'ultimo. E attrago tutti gli zombie. Leggiamo l'ultimo. Che sia bello, Facendo il... Diciamo. Vai, Nadia Granato. Granato, stai Granato. Come Granato, sì, bello, stai Granato. Io dall'altra parte d'Europa per un anno. Gli mando una lettera d'amore. Bello. Vabbè, dai, calcio, ma bello. Bello. È molto alla Nicolas. Ma non mi hanno mandato lettere d'amore. No, sì che le mandi. No, spedite, imbustate, franco bollate, mai fatto. Senti, ho trovato una lettera d'amore sopra il sedile dell'auto. Ma sarà un cazzo ti voglio bene, Nicolino. A parte che nessuno per fortuna mi ha chiamato Nicolino. Ma non era da parte di tua mamma, poi. Ma non mi chiama mia mamma, neanche mia mamma Nicolino. Come ti chiama la tua mamma? Niki. No, è scomparso il commento. Non abbiamo ecco, tornato. Gli mando una lettera d'amore dopo che per 2 anni non sapevamo se ci piacevamo o no. Lui mi dice che mi amava in passato, ma aveva deciso di lasciarmi libera. È una scusa. Tra poco torno e non so cosa fare. Preparati a starci male. Ma no, però lui non ha detto che... Ma Cesare è una scusa. Sì, ma sì, no, vabbè. Dici che è una scusa. Perché ti amavo in passato, si voleva impegnare, ma ora ti lascio libera. Però non ha detto mi piacevi, ti amavo. In passato e ora ti lascio libera. Però dai, super romantico come cosa. Sì, immaginatela come un lancio di petali. Ma infatti io non dico alla signorina Nadia di metterci una pietra sopra. Dico, torna, capisci cosa fare, nel senso riparlaci, ma stai pronta a soffrire. Mm-hmm. Ci sta. Ci sta, sì, preparati. Ci sta. Secondo me, non ti aspetta all'aeroporto, non vali niente per lui. È vero. No, più che altro, se non si voleva impegnare in una relazione a distanza quando tu eri in America, bravo Nick. Parte già un po' bravo. Male. Parte già un po' male perché una relazione non è stupido, però è lecito. Però il fatto che ti dica voglio lasciarti libera è perché magari non c'aveva neanche troppa voglia. Però ci sta. Vabbè, ho capito, ma parti con una relazione che inizia, che stai un anno lontano, è la parte più facile. Ma non è vero. No, sai cosa? Ci dobbiamo spaccare in una live di militari che tornano dalla famiglia. Sei un principiante. Quando arrivano e ritornano i cani, piangerebbe. Facciamo una live, ce la facciamo. No, quelli con i cani? Ne ho visti, ma non mi sono fatto di playlist. Di quelle cani. Con i cani è solo di famiglie. Però anche le cheerleader durante la partita col padre che entra in campo. Strabello. A me questo non le ho. No. Possiamo fare un altro commento? Va bene. Pensavo di mandare l'ultimo. Facciamo l'ultimo. Break runky, brache runke, break runky, break runky, break runky, break runky. Scusa, Brooke. Vado. Io praticamente mi sono dichiarato alla ragazza che mi piaceva, ma si stava mettendo insieme a uno. Ovviamente non lo sapevo, me l'hanno detto gli altri dopo. E lei è arrossita e non mi ha risposto. Poi è scoppiata la pandemia e la relazione con quel ragazzo non è mai praticam e non finisce. Perché abbiamo un limite di caratteri, sì, come soprattutto effettivamente ha toccato un punto fondamentale. La pandemia ha rovinato sicuramente un botto di amori che stavano nascendo o anche friendzone che stavano nascendo, magari anche un botto di friendzone, magari gente salvata. Potrebbe essere. Però per tornare a Brooke, secondo me non è mai praticamente iniziata. Iniziata, sbocciata, sarà qualcosa. Quindi allora è free ora.
No? È ancora tutto da tentare. Esatto. Vabbè, quindi non c'è tanto da risolvere. Tutti gli scenari sono aperti. Quindi lui basta che sia sul posto di blocco, pronto a correre, sì, quando si sbloccherà tutto, a casa. Con la mano sulla cintura. E giù di nuovo. Beh, ora tra regioni ci si può anche spostare. Quindi è tutto, tutto, è tutto pronto per Brooke. Brooke break. Credo due B. Posso dire che forse sono stati i peggior consigli che potevamo dare, sì, in ambito, secondo me, scrive qua, non è che c'era un consiglio serio. Ma sai che secondo me noi non siamo né bravi a consigliare, ma soprattutto non siamo bravi a consigliare d'amore. Vero. Ma sì, cioè noi siamo parla proprio... per te, Nelson, cioè obiettivamente. Vero, io dico no, adesso, ma secondo me ci siamo sempre gli esperti su tutto. Parti da questo concetto. No, cosa ne sai d'amore? Sono Pablo Escobar. No, così, questa cos'è, Telleria? Fa vedere se era scritta sulla scaletta. Cioè, come dire, no? Empatico, premi quel bottone, premilo. Te l'hai scritta sulla scaletta. No, cioè, si era scritto: sono Pablo Escobar. A un certo punto, Nelson interverrà così e io. E io interverrà come? Dicendo che non siamo esperti? No, ma sì, è vero, non siamo esperti. Ma non siamo esperti, d'amore, dai. No, no. Vabbè, non ti deprimere adesso, non pensare non alle tue cose. Devo andare ad ascoltare Youth di Dote. No. Secondo me è venuto il momento di introdurre la rubrica che abbiamo lanciato all'inizio. A un ponte, ragazzo, a un ponte. Ma quanto sarà più figo, perché noi l'abbiamo detto, ma in realtà questa rubrica che a Spesvale risolve, sì, in futuro per questa live non sarà più organizzarci. No, ci sarà ancora. Non sarà tramite i commenti, ma sarà con video e chiamate. Quindi la gente ci parlerà dei propri problemi, delle proprie questioni, bello, via audio o via video. Quindi sarà ancora più cringe perché non riusciremo proprio ma nel momento. Ma lì il problema, però ti puoi far spiegare le cose. È il problema, però, è che quando gli diciamo le nostre stronzate ci mandano a cagare. Cioè, per fortuna. Ma che cazzo dici? Secondo me, infatti, qua per fortuna che l'abbiamo fatto con i commenti, è perché meglio, secondo me qualcuno si sarebbe messo a piangere dall'altra parte della cosa. Ma è vero, è un argomento sensibile. Ma a proposito di questo, quando saremo in video con la gente, sarà importante vedere da dove ci stanno scrivendo. Bravo. Guardando! È partita. Guardo da qui. Avevo sbagliato il verso. Mea culpa, sbagliato il verso. Ha ragione. Sbagliato il verso. Allora, loro stanno leggendo a video un hashtag. Gli hashtag, vi ricordo che non servono a nulla. No, non è vero. Ci hanno mandato su Twitter le foto dei luoghi da dove ci stanno guardando. E noi. Ma dove lo sta leggendo poi a video? No, lo leggevo in quella principale. Anche perché io sono curioso. Sì, ok. Curioso. Abbiamo già la prima, direi. Abbiamo già la prima. Vediamola. Vediamola prima. Non è vero. Questa è fake. Madonna, è bellissimo. Dal terrazzo di Ma è il Monte Fuji? Ma, no, è l'Etna. Ma io non ho capito. Ma ma ci stanno guardando dal punto in cui si vede là dentro il cratere? O esatto, è sull'Etna che sta. No. Questa è c'è scritto che è dal terrazzo di casa mia, Emanuela. Ah, ok. Bellissimo. Bella avere questa vista dal terrazzo. Paruolo. Si chiama Paruolo di cognome, ragazzi. Lo sa. La gente lo sa. Come minchia ti viene di dire Monte Fuji totalmente random? Ma mi ha fatto ridere riconoscere l'Etna così a occhio. Ma pensa se davvero ci guardassero qualcuno col Monte Fuji davanti, farebbe un botto ridere. Non farebbe ridere, sarebbe bello. Però hai qualcuno in Giappone che ti vede. Ma non fa ridere, fa affascinante. Se veramente ridere, okay. Se veramente fosse uscita un'immagine del Monte Fuji e lui si fosse pisciato addosso dal ridere. Sì, sarebbe stato un bambino. Sai che bello. Comunque è molto bello. Prossima postazione. Cioè che culo che abiti in questo posto qui. Sì, quello è proprio figo. Prossima immagine. Prossima immagine. Da Johnny Depp, di fianco a Johnny Depp. Ma cos'è? Auvage. Red Room. Riuscite a zoomarcela un minimo? Sempre bello avere accanto a destra, hai ragione. Zoomata a destra. Caspita, questa è mega inquietante. Cioè... Ma io non sto capendo, ma dov'è? È un mega cartellone di Johnny Depp di fianco. Devo leggerla? La leggiamo. No. Un cartonato di Johnny Depp. Penso sia un film recente. Comunque, Red Room, che tra l'altro ha l'immagine profilo di Lupo Lucio. Guardo la live in compagnia perché è sempre bello. È vero. Perché è sempre bello avere accanto le persone a cui voglio bene. In compagnia, c'è scritto. Però ci sta proprio fissando Johnny Depp. Sì, è vero. Sì, sta proprio guardando. Magari ci sta anche guardando il vero Johnny Depp. Salutiamo Johnny Depp. Posso dire postazione strana? Sì, è molto strana. Molto strana, però apprezzo. Riesco a capire. Strana, ma apprezzo. Sono Vediamo la prossima. Abbiamo un'altra immagine adesso. Bella questa, bella.
un bel mobile antico. Bello, ti ha come sottofondo mentre fa esercizi. Sì, però è fastidiosissimo quelli che hanno ancora i mobili in cui mettere la TV, perché ci puoi tenere solo TV piccole. Sì, è vero, non veramente fastidioso. Beh, dipende da com'è il mobile. Non li fanno, questo è grande, guarda. Questo è grande. No, è la TV che è piccola, quello lì sarà un 8 polli. Ma la rubrica potrebbe essere vi commentiamo il mobilio. Esatto. Però sarebbe fighissimo seguire queste live facendo tipo jogging o sul tapirullano. Io immaginavo qualcuno che cucinava. Che con queste live a quest'ora cucinare con sotto le live, sai che è mega rilassante. Andiamo della prossima postazione, magari c'è una cucina, chi lo sa. C'è chi fa le live in... così mentre cucina. A letto, a lettino, bello, comodo. Allora, qui siamo in un letto con un portale. In tanti ci seguono dal portale. Ah, perché invece cavolo di studiare no, per la è che tutti quelli che hanno che ci seguono dal telefono non potevano partecipare. Cioè? Ci ho pensato adesso. In che senso? Hai ragione. Come fanno? Come minchia fai? Se stai guardando la live. Scusate, Vabbè, esatto. E come no, avrà fatto una foto all'Etna. Ma ci seguiva dal computer. Vabbè, chiudi, fai foto e riapri. Poi rimane anche, no, ti sei perso il momento. Magari in quel momento dicevano mi raccomando nel messaggio scrivete. L'app di Twitch rimane piccola, puoi fare quello che vuoi. È vero, vero, ha ragione. Adesso provo. Bella fodera. Le altre non mi piacciono. Bella fodera. È la fodera cuscino standard. Piccolo. No, è vero. Ce l'abbiamo anche noi. Ma tu hai anche un pigiama che è così, che è azzurrino così. Sì. Beh, azzurrino è un grande ospedale, colore da ospedale. Posso dire che è un sacco blu la nostra inquadratura, raga. Io non so che cosa abbiamo fatto alle telecamere. Penso sia il monitor. Siamo sicuri? Penso di sì. Perché cos'è, mi preoccuperei. Secondo te è un Asus, non è un Mac quello. Vediamo la prossima. Per me è un Acer, nel caso faccio. Posso dire che la mia preferita, guardate, è la sua preferita. Con la TV in cui c'è Rocket League. Partitina Rocket League mentre stai guardando. Figo, è il gioco perfetto per guardare qualcosa. No, sei super concentrato. No, me non guarda niente. Significa che non gliene frega un cazzo della live. Basta. Ci sta. No, ma secondo me vabbè, ma guardalo, è un silver del cavolo, ci credo che guardi. Poverino, ci credo che guardi. Qua parla un diamante. A me fa ridere che Nelson è bravo solo in quel gioco, ma neanche tanto. Ieri ho fatto una foto in cui io sono primo e lui è ultimo. E si vanta tutti i giorni di questa cosa, cioè ha un cazzo enorme solo perché è forte in questa cosa qua. Pazzesco. Io almeno un gioco qualcosa. Esatto, ci sta. Ma è vero, tutto. Ma poi non sei forte, sei mediocre nei giochi. Non c'è un gioco in cui eccelli. È vero. Sì, non sei tanto. Non mi viene proprio in mente. Beh, che tra una mezz'ora dobbiamo andare a giocare. Dobbiamo giocare a Battlefield. Quindi dobbiamo chiudere. Sì, dobbiamo chiudere velocemente. Perché è gratis sul Plus. Attenzione, però. Mandiamo la prossima immagine. Che l'hai vista. È veramente figa. Perché. Non sto capendo. Confettura nel loft. Con un'immagine di Nelson in silly face. Che il camomillino, È camomillino. Ci guarda da 1700 metri da un rifugio di montagna. Ma bellissimo. Che pioggia e desolazione. Almeno ci siete voi. Che bello. Bellissimo. Ragazzi, lì. Quel tablet è tipo un tablet di quelli militari che prendono dai satelliti. Sì, anche esatto. È una roba da droni. Probabilmente avrà bisogno di copertura satellitare. Ma no, magari internet. È solo la custodia che è tipo quelle di tonno. Era molto più affascinante la nostra versione. A quel paese. Banalità del mare. Come se in realtà questo scritto, tutta questa descrizione del mare, in realtà è in centro a Roma. Ma di sicuro. Com'è se è sotto il livello del mare? Pesissimo. Ricordati che tutti mentono. C'è un fan di tonno con 1800 evidenziatori. Oh, è vero. Guarda, no, me li ha comprati Frank. Vi guardo da qui, ormai confondo. Aspetta che ho il riflesso. Confondo Boccaccio e Cesare. La cultura che apprendo è la stessa. Hai ragione. Ma chi è uno famoso Boccaccio? Non lo so. Direi di sì. 1300. Mi dice qualcosa, ma non capisco. 1300. Ah, è quello della peste. Non so. Sesso in una casa tutti insieme. No, raccontano storie. No, non c'entra. No, molto. Il Decamerone. Il Decamerone l'ho letto tutto. Raccontano storie. Ma fanno sesso. No, come sia. No. Dicevamo? C'era la peste. Andiamo alla prossima che è figa. Bellissima. Finalmente qualcuno che ci segue sull'auto. Telefono scarico senza cuffiette, telefono attaccato all'orecchio, volume bassissimo per sentire. Grande Aurora. C'è da aprire qui una grande sondaggiata. Sì. Sondaggione. Sì. Sondaggione. Sondaggio. Come stracazzo chiamate i mezzi di trasporto pubblici? Perché qui a Bologna non li chiamiamo autobus. Sì. Vabbè. In tantissime città li chiamano pullman, bus, e poi avevo la corriera,
e c'era un'altra però parola. Sono cose diverse. Sono cose diverse. È la stessa cosa. Qui a Bologna allora, sono cose diverse. Da loro sono tutte uguali. Aspetta. Tipo, qui si chiama autobus, ma tipo al sud la chiamano corriera. Sì, ma no, corriera. Autobus. E le chiamano tutte corriera. Ma no, poi c'è il pullman, che è invece quella che noi chiamiamo corriera. Allora facciamo ma io lo così. Pull. Facciamo so così. Nelle opzioni del sondaggio, allora per autobus noi intendiamo quel mezzo di trasporto urbano spesso dove arancione. Spesso arancione, dove prevalentemente le persone stanno in piedi. Sì, quello esatto, che passa, vai, sali alla fermata, €1,50 di biglietto. Però, sì, che sì. Fai qualche fermata, esatto, esatto. Non che attraversi mezza regione. Esatto. No? Per la corriera invece quello con cui solo vai posti. A Praga, tipo. Esatto. Ma è stato sulla corriera. Quella è il pullman, la corriera io è quella che va a Rastignano. Ma questa esatto. È una tua definizione. No, io corriera, la pullman corriera, è la stessa cosa. Per me corriera e pullman è uguale. È quello privato. La corriera è quella pubblica blu. Ma è una tua definizione. No. Sì. No, sono un po' d'accordo con Nelson. Però anch'io sono un po' d'accordo con Nelson. No, per me è uguale. Pullman effettivamente è quello che prendi per andare in gita. Esatto. E la corriera è quella che ti porta fuori Bologna. Esatto, in periferia tipo Loiano, Rastignano. Dove Loiano? Dove hai fatto le festine te a Loiano? Sì, dove ti avevano riempito la faccia di farina con le uova. In passato è successo pre-pandemia, tanto tempo fa ormai. Io ho partecipato a una festa di Loiano. Sborromi. Cosa? L'abbiamo allora, spiegato l'altra volta. Non prendere no, in no, giro la prova. Perché i miei cari amici mi chiamano Sborromir. Si capisci Nick che per ma io non ci vedo niente Nick, di male. No, pensa che sia una signore degli no, anelli. No, lui non si trova nulla di male. Però si offende se lo chiamiamo Bic. Però se ti chiami Sborromir non ti offende. Dipende perché non sei il suo amico. Esatto, non è dipende tutto da chi ti dice certe perché cose tu. Ma prima ti chiamavano Porro. Ma Porro è bellissimo, mi ti chiamavano Porro. Capisci? Ma lo fanno come Link ti fa chiamare. Lo fanno i miei migliori amici. Lo fanno i miei migliori amici. È tutto lì, cioè potrebbe chiamarmi anche pezzo di sterco. Esatto. Andrebbe bene. Andrebbe sì, bene. Potrebbero anche gentili. Calpestarti, no? Però nel se, fango. Se io no, cambio. Fanno. Però se cambio una consonante ti chiamo Bic non va bene. Ma perché non lo fai gentilmente? Tu? Però Sborromir ti piace. Sì, mi puoi chiamare Sborromir. Perché l'hanno deciso? Ma tu ce l'hai ma... presente che è Boromir, vero? Tu ce l'hai presente chi è Boromir? Sì, ce l'ho presente, quello che tira le frecce. Infatti vorrei dire che ecco, l'ha sbagliato. Sì, regola, vabbè, quell'altro il no, suo fratello. Il fratello, fratello di Legolas. Ma chi è il fratello di Legolas? No, Boromir. Sono Boromir e Faramir. Legolas. Boromir è quello un po' traditorino che muore nel primo film. Ma cosa no. Quindi, quindi in più mito. Sì, perché è quello traditore. Io pensavo di essere Legolas. Alla fine però si redime. Esatto, si redime con 20 frecce in petto. Ma abbiamo ma no. Una foto, finalmente l'attendavamo dall'inizio, da una cucina. Andiamola a vedere. Vediamo la foto dalla cucina. Tattici Emma. E Space Valley. Buoni gli asparagi. Gli asparagi li ho rivalutati un sacco. Strabuoni gli asparagi. Anche a me piacciono molto. Tra l'altro li ho comprati adesso da un contadino. Li ho mangiati per 3 giorni. Ho pisciato all'odore sì. Di asparago. Sì, strabuono. Strabuona la pipì all'odore di asparago. Quando piscio con gli asparagi proprio piscio e faccio strabuono. Io di solito faccio così con le scoregge. Con no. L'asparago non mi turba un po'. Un pochino no, mi no, turba. Ma come li mangiate? Io al forno mi piacciono. Ma no, non sono solo buone le punte? Le punte? No, no, allora mangi tutto. Allora, mangi tutto. No, ho fatto una ricetta fighissima. Ma così a caso, l'ho scoperta, l'ho fatta a caso allora, totalmente. Consiglia a casa che magari ve la consiglio a casa. Non sprecate vai. L'asparago no, allora, certo. Voi tagliate e vi mangiate le punte per i cazzi vostri. Con l'uovo voi, magari col, ci sta anche poi. Con l'uovo. Mentre la parte, quella più dura dell'asparago, la brodo. Bollite. No, la bollite no, poi la mettete nel mixer con limone e un pochino di pepe e sale. E ci fate una crema per fare della pasta. Buono. Ho fatto una pasta buono. Buonissima. E gli asparagi invece li mettete in forno e poi li mettete sopra. La falsa la... informazione. No, ma no, 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 no. Non sono d'accordo, non sono d'accordo. Hai delle foto di questa ricetta? No, no, l'ho inventata, l'ho inventata. Ma hai delle foto? Sul momento adesso? No, no, allora No. La mia falsa informazione è più indietro. Ovvero che lui questa cosa non l'ha mai fatta. No, l'ho fatta, l'ho fatta. Foto? Non c'ho la foto. Però me l'aveva raccontato anche a me. Vedi. A me no, nel privato mi aveva detto che avevo fatto tutta sta roba con l'asparago. Quindi per quello che non l'ho chiamato, se no l'avevo chiamata anch'io. Una bella idea. Poi ma un giorno ce la potresti portare. Come? Ce la potresti portare prossima foto. Lasciamo perdere perché c'è puzza. Dopo con gli asparagi. È l'ultima. Siamo in Riviera Romagnola, siamo a Rimini. Che bello. Ma c'è ancora il sole non fuori. Non ci sono mai stato a Rimini. C'è ancora sole? Sole. Ma sole. Ci siamo andati prima Rimini. Frank. Cosa? No, siamo andati insieme a Rimini quella. No, siamo andati anche a Rimini. Sì, siamo andati a Rimini per a Rimini. Sì, a fare quella conferenza. Era Rimini. Igea Marina. Sì, No, era un'altra. Rimini, quella è un'altra cosa, è vero, siamo andati quella, quella di networking. Sì, dove eravamo dovevamo parlare noi. Sì, io non ho detto niente. Neanche io ho detto niente, zero. Sai che ci ripensavo l'altro giorno e pensavo Nick non parlava. Sì, io non c'ero.
No, tu c'eri. Perché tu non hai detto niente, strabello. Niente. Comunque è figo dal mare. Sì, mi sono sempre chiesto, infatti, la gente cosa. Vabbè, che ormai è maggio, c'è il sole. Però d'inverno non deve. Ma poi spisvalli con una bella birretta in mano, spacca, dai. È un momento di. Cioè, io spero che per i nostri telespettatori, si chiamano così, no, su Twitch, Twitch spettatori. Twitch spettatori. Per i nostri spettatori, Yakety Yak, la nostra compagnia qui, sia proprio un momento di stacco e. Sì, secondo me, lasci lì i compiti, lasci lì il tuo lavoro arretrato e dici adesso devo guardare. Poi delle chiacchiere profonde, capito? Che ti lasciano, cioè, zero trash. Che zero litigi, solo tranquillità. Ti mandano proprio in crisi esistenziale. Vai a cena col buon umore. Tanta roba. Ma è vero, quello che mi chiedevo, le liti che avvengono qua in live, restano in live. Cioè, no, io dopo ti sgrido. Anch'io porto a casa tutto. Secondo me Nick ne apre. No, non ho da sgridarti, ma ho una roba da dirti. A dare improverati. Che cazzo dici, veramente? Io sul gruppo dei sub filmerò e manderò tutto. Era in ironia, cioè non si sono fatti né nomi né niente. No. Ma infatti sei andato bene. Ah, ok. Però eri lì. Ero lì. Eri lì. Per farmi rage quit. Allora, ma c'era un rage quit vicino. Oddio, non me ne sono accorto. Allora, facciamo così. Se la sfidata è troppo forte che non riesco a reggere, io la prossima volta vengo qua e mi metto una striscia di scotch. Ma non è una sgridata, in realtà. Ti dirò, in quel momento stavo per rage quittare. Ah, addirittura okay, rage quit. No, per rage quit. Mi sono chiesto, ok, come funziona se qualcuno rage quit? Beh, secondo me anche perché non saremo sempre tutti qui. Ma aspetta, io ci tengo a dirlo: cioè, metà di quello che dico qua è un po' esagerato, magari. Cioè, anche quindi tu menti. Quando... Cioè, quindi tu non sei te stesso. Botto, non è se stesso. No, è un personaggio. No, completamente un personaggio. Dovuto anche al buffo che mi sono fatto. Posso dire che allora avrei dei dubbi. Ma poi. No, una domanda. Ma tu, il fatto che hai il buffo, cioè, tu sei come si dice, costantemente consapevole che hai il buff e quindi agisci di conseguenza, o te lo dimentichi? No, adesso sono consapevole e agisco di conseguenza. Con quei buffi lì li senti. Io me lo dimentico il buff. Nelle labbra. Ce li vedi anche. Ma tu, Nick. Ma tu sembri Mulan. Non lo senti il tuo buff. Mulan aveva i buffi. Non ti entra in bocca. Il guerriero amico di Mulan. Come si chiama? Ti giuro, quei buffi lì mi esaltavo anch'io perché quando li sviluppai. Sono i primi buffi che mi sono. Alle medie. Ma io resterò così. Non penso che. Sporcali anche un po' di latte. Sono ancora più bello. Con latte denso. Ma io mi ricordo che al liceo. Prima liceo avevo proprio il baffo da latte. Mamma mi ha dato sul rasoio per le gambe. Mi ha detto: ti prego. Ma cosa? Vabbè, uguale. E mi sono tutto tagliato. No, io, raga, a questo punto non voglio. Cosa, scusa, Ricky? Ti hanno insultato. Abbiamo il risultato del sondaggione. Bravo. Alla domanda: come si chiamano i mezzi pubblici? Il 45% ha risposto autobus. Però sono 45. Vincendo, però è vincendo. E gli altri? Non lo sa. Perfetto. Non è che possa avere tutto, autobus ragazzi. Ha vinto e autobus ce lo teniamo. Però io a questo punto non voglio finire la live perché non mi voglio prendere la sgrida. Ma non ti sgrido, non ti sgrido. Dai, non ti sgrido. Allora mi puoi dire su che cosa? Magari dai, ti frusta. No. Dai, è contenuto, mi piace. Cioè, vorrei. Ma è peso? No, non è peso. Però mi cago addosso. Ma non è peso. Ma riusciamo ancora a giocare a Rocket League in squadra insieme? Oppure. Certo. Tanto lì è un Blefton. È un Blefton, ti ammazza. Sì, prima che chiudiamo questa live, io ho una dichiarazione da fare. Non è scritto, non vale. Se non è scritto, non quando, si può. Quando finiamo? Quando... È fine, siamo finiti. Siamo verso la finita. È solo l'ultima roba da dire. Ok, dite l'ultima roba da dire. No, è una roba di quelle di circostanza, ricordare le cose. Quindi vai. Ah, ricordare canale clip archivio più Telegram e Discord. Esatto. Ah, okay. Lo facciamo dopo. Sì, facciamolo dopo. Io posso annunciare, dato che la live si è conclusa, che sono scappato a una falsa informazione. Ovvero? Perché i tizi di The Big Bang Theory non stanno insieme nella realtà. No! Non l'avete chiamata. Che pezzo! Chiamiamola. Ma è un genio. Che pezzo di fango. Cioè, non ho capito, tu hai mentito? Sì. E nessuno. Io volevo scappare alla falsa informazione. Che stronzo. Ma scusa, come. Bravissimo. Cioè, te la sei e non ho detto niente. Sì, me la sono sentita sul momento. Ci sono però delle storie che nascono così, tipo in. Forte come un tuono, veloce come un tuono con Gosling e non mi ricordo lei come si chiama. Loro poi si sono messi insieme davvero. Ma cos'è, un libro? Mi sta chiamando il mio oculista. E anche. L'oculista. Boromir, rispondi. Sì. Vai. E anche se non mi ricordo male. In The Dead 70 Show Ashton Kutcher con la Mila Kunitz si sono messi insieme stanno insieme ancora attualmente. Da quando erano piccoli. Perché un oculista dovrebbe chiamare. Magari gli sta per dire che è cieco. Non lo so. Magari vuol venire a cena. Abbiamo scoperto che sei cieco. Sei cieco. Cazzo, è vero, cazzo, va. No, sì. E lo trovi che si scontra contro i muri lì. Un povero Nicolas. Lo trovi intrappolato nello stanzino bar lì.
Nico, al telefono quello culino. Penso quindi sia caduto dalle scale. Passiamo all'argomento secondario. Quella è per un'altra volta. Vabbè, però potremmo fargli un'anticipazione. Noi ce l'abbiamo, esatto. Abbiamo un argomento pronto che oggi non abbiamo fatto in tempo perché abbiamo parlato di tante altre cose. Che dice testualmente, io non so cosa sia, però leggo: quella volta che Nick ha fatto aspettare tonno davanti alle poste per un'ora e mezza per un anello tartarughin. Signori, ci vediamo alla prossima puntata di Yak e degli Yak. Arrivederci. Arrivederci.